parlare della tua vita pubblica. Quindi ho parlato della tua vita privata. Allora vita sediti, pubblica. Sediti che è meglio, facciamo ai, così. Bruno Torrisi è un uomo fortunato e amato dalle donne. È stato per un breve tempo il marito di Donatella Finocchiaro, l'attrice che ha il volto e la dolcezza di mia madre giovane. E poi la storia è finita come il destino ha voluto, ma resta la memoria. E oggi si misura con Marianna Cappellani che lo sovrasta, lui malinconico, per la gioia di vivere. Torrisi ha mantenuto il controllo che mostra quando recita. È siciliano della vita e dell'interpretazione, mafioso e poliziotto, picciotto e questore. Il suo volto resta impenetrabile, anche se talvolta malinconico. È sempre al posto giusto, anche dalla parte sbagliata, identificandosi in maniera più stabile nel questore di Cappa della serie Squadra Antimafia. Nel nostro contesto Torrisi è stato con fedeltà il generale Alferano nel film sulla strage di Piazza Fontana di Marco Tullio Giordano. Così ha continuato, nella espressione, nella gestualità, nello sguardo obliquo, l'impresa di Ubaldo Lai nella parte del mitico tenente Sheridan, così calzante da diventare vera. Un vero attore non è se stesso, ma colui che interpreta. Torrisi resiste implacabile in ogni stagione. Il suo modo di recitare è vivere. Della mia vita. Lei è mia figlia Michela, che ti è emozionata di me. Mi avete lasciato senza parole. Il premio Piafferano premia l'arte e non a caso omaggiamo con lei l'arte della recitazione. Non nascondo l'emozione perché sono onoratissimo, non sono abituato a ricevere premi così prestigiosi. E poi ho avuto anche la fortuna di interpretare Pio Alferano nel film Romanzo di una strage, anche questo avrà contribuito sicuramente alla scelta del mio nome. Ma qui di artistico c'è molto di più, no? Di quello che facciamo noi attori che siamo dei cialtroni, qui c'è la vera arte.